Nel mondo 180 milioni di persone soffrono di un'infezione cronica da epatite C. L'infezione dal virus dell'epatite C rappresenta la prima causa di trapianto del fegato e la seconda causa di cancro al fegato. Il sangue può essere contaminato dal virus dell'epatite C e il tasso di trasmissione è elevato. Non esiste un vaccino contro l'epatite C. È possibile reinfettarsi anche in seguito ad una terapia terminata con successo. Il virus dell'epatite C è 150 volte più piccolo dei globuli del sangue. Un globulo rosso è invisibile a occhio nudo. Lo sono anche i resti più piccoli di sangue. Una goccia di sangue di una persona infetta può contenere milioni di virus di epatite C. Non è possibile vedere se un oggetto è stato contaminato o meno dal virus dell'epatite C. In un cucchiaio o una siringa utilizzati, ma apparentemente puliti, si possono trovare dei resti piccolissimi, anche invisibili, di sangue contenenti migliaia di virus dell'epatite C. La maggior parte dei portatori del virus dell'epatite C sono stati contaminati consumando delle droghe per via endovenosa. La maggior parte delle nuove infezioni avviene ancora in questo modo. Anche la condivisione di bocchini, cannucce, rasoi e spazzolini da denti può trasmettere l'infezione. Vi siete esposti ad uno di questi fattori di rischio? Fate delle analisi. In questo modello sono presentati i modi di trasmissione in caso di consumo per via endovenosa. L'inchiostro simboleggia il sangue contaminato dal virus dell'epatite C. Pochi consumatori di droghe sanno se sono stati contaminati. Ogni persona che consuma delle droghe deve conoscere i rischi di infezione dal virus dell'epatite C. L'infezione dell'epatite C avviene attraverso il contatto di una piccolissima quantità di sangue infetto con il vostro sangue. Il virus può sopravvivere durante le settimane intere all'esterno del corpo in quantità di sangue piccolissime e invisibili. Durante un consumo per via endovenosa, un'infezione può avvenire condividendo qualsiasi utensile. La probabilità che vi infettiate con siringhe e aghi che sono stati in contatto con il sangue di una persona infetta dal virus dell'epatite C è molto alta. Lavare e disinfettare gli aghi e le siringhe non è sufficiente per eliminare il virus. Utilizzate sempre delle siringhe o degli aghi nuovi e sterili. Se non avete a disposizione delle siringhe nuove, utilizzate solo le vostre. Se la siringa viene lavata in un bicchiere d'acqua, sia l'acqua che il bicchiere vengono infettati dal virus dell'epatite C. Tutti gli utensili che entrano in contatto con quest'acqua sono dunque contaminati e possono infettare il consumatore. Anche qui, l'inchiostro simboleggia la contaminazione del sangue del virus dell'epatite C. Se un cucchiaio sporco è utilizzato per la preparazione, un'infezione dell'epatite C può avvenire. Il virus, anche in quantità piccolissime e invisibili, può sopravvivere durante diverse settimane su un cucchiaio e infettarvi, anche se utilizzate un ago nuovo, una siringa nuova e un filtro nuovo. Lavare o disinfettare i cucchiai con dell'alcol non sopprime i rischi di infezione. Per eliminare tutti i virus presenti su un cucchiaio è necessario sterilizzarlo o bollirlo per 20 minuti. Il virus dell'epatite C può sopravvivere durante delle settimane intere anche nei filtri dei consumatori. Attraverso la condivisione di un filtro contaminato potete infettarvi con il virus dell'epatite C, anche se il resto del materiale è sterile. L'epatite C è una malattia silenziosa. Durante degli anni interi non vi accorgerete di niente o quasi.
Tuttavia, durante questo periodo, il fegato può essere gravemente danneggiato e condurre ad una cirrosi epatica. Non condividete o non consumate mai delle droghe con del materiale di iniezione o di inalazione utilizzato. Utilizzate sempre il vostro proprio materiale sterile. Proteggetevi da questa malattia, fate delle analisi regolarmente. Un'infezione dell'epatite C può essere curata con successo. Più un'infezione è scoperta presto, più alte sono le possibilità di guarigione. Le possibilità di guarire dall'epatite C grazie ad una terapia sono grandi.